né veste alcuna. Lo denudarono come atto di estrema umiliazione. Ciò che copriva era solo il sangue che usciva a fiotti dalle sue vaste ferite. La tunica resta intatta, simbolo dell'unità della Chiesa, un'unità da ritrovare in un cammino paziente, in una pace artigianale, costruita ogni giorno, in un tessuto ricomposto con i fili d'oro della fraternità, nella riconciliazione e nel perdono reciproco. In Gesù innocente, denudato e torturato, riconosciamo la dignità violata di tutti gli innocenti, specialmente dei piccoli. Dio non ha impedito che il suo corpo spogliato fosse esposto sulla croce. Lo ha fatto per riscattare ogni abuso ingiustamente coperto e dimostrare che Lui, Dio, è irrevocabilmente e senza mezzi termini dalla parte delle vittime.